Ragazzi, questo nuovo video di Monster Hunter Rise. Oggi andiamo a fare una delle prime due missioni evento, in realtà, che è a doppio pericolo. Quindi vuol dire che ci sono due mostri che spawnano insieme per massimizzare appunto il divertimento. Il divertimento percepito da chiaramente i mostri. E niente, ragazzi, quindi oggi andremo effettivamente a fare questa missione qua. Allora, la missione è doppio pericolo, luce e tenebre, è un Rajang furioso e un Magna Malolo, è grado maestro 10, quindi sono un po' più forti, chiaramente sono meno forti degli afflitti, ma più forti di quelli che trovate nelle missioni normali. Scendiamo di HBG spread perforante questa volta, solo perché appunto sto continuando a testare questi set e visto che ancora non li usa nessuno, li porto io. E niente, iniziamo. Questo dovrebbe essere abbastanza una missione del male, a dire il vero. Però ce la dovremo in qualche modo cavare. Allora, a me non piacciono queste missioni doppio pericolo come l'hanno gestite qua. In generale, perché ti mettono in un'arena contro due mostri, ma la velocità dei mostri Rise è frustrante. E quindi avete due scelte: o costantemente utilizzate la fence per separarli. Ma visto che io non sono un fence enjoyer, li tengo insieme ed è il male. Quindi eventualmente dovrò anch'io separarli, perché veramente il furioso eccetera insieme sono veramente pericolosi. Il furioso insieme all'astioso. Vai. Fallito Rajan. Non so se ho rimesso. Devo controllare se ho rimesso. Non è le BG diverse. Spike Shadow Hunter, il disrespect. La balestra gioca al posto mio. Purtroppo ho dovuto un attimo al volo verificare di avere le cose giuste. Qua guarigione, come vi vedete, è molto comodo, per questo non ho giocato in delle a 3. Perché comunque, bloccando alcuni attacchi di Rajang, comunque subite un pochino di danni per forza. Rajang è comunque super 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 tanky. Cioè, volevo dire, danneggia veramente veramente tanto comunque. Ecco qua, e adesso inizia la parte del male, dove ci stanno insieme. Oh no, oh fuck. Ok, aspetta, no, dovrei poterla... Sì. Cioè, rinculo, chiaramente. Ma... A 2 contro 1, il massimo... The Ultimate Test per la KBG, ragazzi. E lei? Is this the Ultimate Test? E the ultimate test per spread, per shield HBG, shield parry HBG. Mi tanco il Magna Malo e il Rajang contemporaneamente. Bring it Rajang, ma lei è un fallimento. Il masso, non sono spaventato del masso. E questo va oltre guardia più N1000, questa cosa qua è ridicola. È chiaramente... avrei dovuto ferriarlo. Ok, va bene. Vieni qua, vai a prendere il raggio. Ok, lo puntiamo il Magna Malo, rinculiamo leggermente. Prendo l'opening. Mi riposiziono. Ok, mi si è portato un trepidato, no? Ho messo anche per questa hunt Fortify nel dubbio, perché comunque, nel senso, chiaramente non sono certo di non cartare mai, perché questi quattro insieme sono il male, specialmente perché io non sono un fence enjoyer. Ora, la chiave di stunt per farla bene è che, tipo, devo cercare di ammazzare
Penso il Rajan in realtà per primo, il più rapidamente possibile. Ok. 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 Oh, forse anche un guard up 2 poi sarebbe stato molto, molto figo. Ah, non posso. Non, cioè, volevo. Ok, 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 questo è molto buono. Cavalcalo, cavalcalo. Ok. Cazzo però, Nice Blight è proprio uscito al momento sbagliato. Perché Nice Blight rallenta anche i mostri raid, quindi. Cazzo. Allora. Massimizziamo i danni. Spero poi che riesco a cavalcare anche il Magna così. Eh sì, se senza Sblight avrei potuto fare almeno un colpo in più. Mi curo pure. Ma diretto proprio. Non voglio rischiarla proprio. Appena uno dei due è morto, ragazzi, l'altro verrà massacrato. Questo l'ho ammoiato perché. Ok, pericolosissimo. Vai via, via qua. Bravo, boom. Dai, subito. Non danneggio il miglior target possibile in un determinato momento, ma chiaramente. Il raggio del Rajan, vedete, lo blocco perché c'ho guard up, però chiaramente mi fa comunque un danno assurdo. Anche intrepidarte che un po' aiuta chiaramente di tanto in tanto. Vedete che sono proprio che non si fermano, eh. Oh cazzo, c'era il muro. Ok. Bene, ben posizionato. Wow. Wow. Vedete ragazzi, questo qua in realtà è segreta. Ve l'ho detto, è segretamente l'ultimate test della Shield HBG. Questa missione. Capcom ha visto un mio video e ha detto, rilasciamo una missione difficilissima. Facciamolo testare, facciamogli testare il limite del Super Saiyan. Ok, fuck. Fuck this, fuck this. Fuck. Okay. Oh no, il poke. Moni mortacci, non potevo davvero fare nulla, ero letteralmente alla... Io mi chiedo, no, poi, oltretutto, mo perché io chiaramente sto usando anche un set assolutamente ridicolo, ma con un'arma normale, no, ma le persone come giocare questa missione senza usare la fence? La risposta è nella domanda, cioè nel senso usando la fence. Però cazzo, cioè veramente Capcom, cioè come pensi che questa cosa qui sia divertente? Cioè qual è il tuo, cosa hanno pensato, cosa cioè siete, non state bene, cioè il giorno in cui avete disegnato questa missione stavate provando frustrazione estrema nei confronti di qualcuno nello studio, cioè non lo so, qual è il vostro problema? Parlatemene, magari vi posso aiutare. Raccontami dei due problemi. Perché veramente. Oh, attaccabile. Buono. What the fuck, mi ha preso il raggio. Mi sorprende che ancora non abbia dischetti. Forse gli hanno pompato veramente tanto. Tanto io capisco. È un po' sorprendente più che altro perché questa è una missione bimostro, no? Quindi usualmente non succede. Okay, sfiga. Sfiga. Difficile di sta quest, appunto, è che non posso ristogliere gli occhi da nessuno dei due perché sono praticamente a rischio one shot costantemente da tutti e due. Ho rotto la parte a Rajang con il. Oh fuck.
Ok. Un culo di nuovo. Non vedo bene il magra. Ok, perfetto, cacciato. Aspetta, adesso magra malo a noi. È inutile che mi porti astio, magna malo ostioso. Morirai anche tu oggi. Uno, la mia missato. Due, e questa qua. La proverò a bloccare per la scienza. Ok. Aspetta. Ah, niente, niente di che. Pensavo peggio. Considerando che, ripeto, Gardak è solo a livello 1, quindi... Oh, fuck. No. Mamma mia. Comunque, questa è tutta roba da Gardak, oltretutto. Cioè, il magna astioso mi counterà in modo non indifferente, eh. Vediamo. Ok, una e due. Bene, magma astioso. Sì, probabilmente il vero problema poi è più lui che il Rajang. Perché il Rajang lo riesce a contenere abbastanza. E adesso questa va un po' meglio, per cui è andato in rage. Quindi fa più male, ma mi si è attivato guardia alata, chiaramente. Ok, esplodi. Perfetto, buona così. Ora ti colpo in faccia. Prendo pure la bollicina. Vada. La doppia coda da back to back. Tecnica vecchia come il mondo, magna malo, ma non va. Approfitto del dato rage per prendermi l'opening. E ho vinto. Con un solo card. Vabbè, quel card che ho preso, raga, onestamente, forse riguardando la clip, forse avrei trovato una via d'uscita, ma onestamente lì per lì mi sto ancora chiedendo come sarei potuto sopravvivere. Perché veramente è stato bombardato da 1500. Dovrei veramente riguardarmi la clip per vedere se potevo sopravvivere in qualche modo. Ah, ma va bene. Comunque dicevo, non sono troppo un fan di queste missioni con due mostri contemporaneamente così, con le fence, in Rise. Perché in passato, anche in Genu, erano molto più controllabili, ma avere molteplici mostri, perché le flash funzionavano meglio, perché mostri davano più opening, erano più lenti. Adesso invece che sono tutti strafrenetici, avete visto, mettere due sti insieme. E ripeto, chiaramente poter usare la fence, però alla fine diventa tipo solo una perdita di tempo, no? Tipo, usi chiaramente la barriera, giochi contro un mostro, e poi c'è tipo l'arbitro che fa ok, tempo! I mostri, ovviamente, quando si mettono insieme ti fanno l'ora ora, aspetti, riusi la fence e lo rifai di nuovo. Non lo so. Due occhi? Buonissimo, molto buono. Comunque, finire questa quest, ragazzi, ci dà accesso a dei nuovi titoli, che abbiamo preso nuovi titoli per la tessera gilda, quindi ovviamente questa è totalmente opzionale, non si chiama, onestamente lasciate perdere, se dovete farmare materiali di questi qua, fateli nelle loro quest, non lo li fate qui, però vabbè, contenuto come un altro, ragazzi, meno male che comunque ci hanno dato anche un'altra roba, tempo lunghissimo, oltretutto, ci potevo mettere molto di meno, però vabbè, grazie mille ragazzi per la visione di questo video, spec è tutto, e ci vediamo alla prossima, bella!